Ciao uomini nudi e bentornati su Forza Horizon 2. Metri. Girare a destra. Ok, giro a destra. Stiamo andando ad un'altra località, adesso ci andiamo ovviamente in una certa maniera, con un certo stile. Così, per esempio, questo è lo stile naturale, ecco, lo stile nature, dove bisogna appoggiarsi a un albero in pratica. Vabbè, capita anche a me che esagero, no? Con l'acceleratore ci sta. Ah, questi non fanno più i figli, eh? Merde, adesso vi supero tutti, toh! Quando avevo il furgoncino eravate tutti lì pronti a darmi e a tamponarmi, eh? Adesso vi tampono io, vi svernicio. Anche te, caro. E vaffanculo, toh! A parte che potrei andarci di là, eh? Ragazzi, che dire, intanto prima di arrivarci vorrei ringraziare tutti quanti voi per le visualizzazioni, ma soprattutto per i commenti che mi lasciate, sono la cosa più bella che ci sia. Io quando vedo i vostri commenti godo come una faina in calore, perché vedo che questa serie piace. Non pensavo che vi sarebbe piaciuta così tanto. Sono proprio contento. Di solito mi ero sempre trovato bene con le Bentley, quindi andiamo di Bentley. Quanto me la fai pagare la Bentley? Fa un buon prezzo, mi raccomando. Ci tengo. 200.000 crediti. Mi sa che ho fatto una stronzata. Cazzo se costa. Ragazzi, l'ultima corsa è stata pazzesca. Il pubblico è rimasto senza parole. Per la prossima fase ci spingeremo fino a Saint-Martin. E ricordate, questa non è una gara. Quindi godetevi il viaggio. Non è una gara però. 100 metri. Girare a sinistra. Girare a sinistra. Sì, come si comporta bene questa macchina. Ecco, è reattiva come piace a me. Non sarà una gara, ma porca miseria, vi svernicio, stronzi. Col furgoncino me l'avete fatta proprio sporca, ma da far paura. No, mi sa che non svernicio proprio nessuno. Ah, qua prendo velocità, vi rovino, eh. Vengo a casa vostra e vi trombo la mamma. Andiamo. Mi fido. Ah, cazzo, gli alberi. Girare a destra. Ma qua. Come la mettiamo adesso che vi ho dato merda? Perfetto, sono arrivato, succhia. Stronzi. Obiettivo sbloccato. Benvenuto a Saint-Martin. Questo campionato ospita alcune tra le auto più belle del festival, a mio parere. Scegli una gara per iniziare il campionato. Altra piccola cosa che ci tengo a fare è potenziare questo furgoncino. Adesso mi sono proprio rotto le palle. Siamo passati ad avere 38 kW, che sono più o meno sui 50-52 cavalli, a 339 kW, che sono 460-61 cavalli. Forse anche di più, vabbè, comunque più o meno sono tanti. Abbiamo un 6,2 litri V8, voglio dire, sti cazzi. La trazione ovviamente la metto su quattro ruote motrici perché deve sviluppare, ma deve anche dare. Cambio di aspirazione, e che ve lo dico a fare? Turbo, anche se preferirei mono, non biturbo, però va bene lo stesso, dai. Ah, esteticamente lo voglio ancora più cazzuto adesso, Brutto forte, era meglio così, però non mi interessa, deve dare il massimo. Deve diventare un cazzo di siluro sta cosa. Voglio vedere chi verrà qui a ridere del mio furgoncino dopo le modifiche. Vi ricordate a quanto era partito il furgone? Bene, siamo arrivati a 692 kW, che sono quasi 945-950 cavalli. No, 930-940. Vabbè, non importa, comunque sono tantissimi. Verniciamo l'auto.
Ragazzi, ve lo dico già adesso, nel caso qualcuno me lo volesse chiedere, tutte le musiche che sentite come sottofondo, eccetera, sono tutte presenti qua sotto nelle informazioni, se vi interessano, potete trovarle. Ed eccolo qui, il nuovo furgoncino. La cattiveria. Ne riparliamo adesso, macchinette dei miei coglioni. Oh oh, cosa ci fai tu? Oh, spostati. La rivincita. Oh, porca miseria. Ok, è potentissimo adesso. Suka, Suka e Suka. Ok, è la macchina un po' particolare. Mi dispiace, ma l'auto sì, che stai guidando non è ammessa a questo campionato. Puoi gareggiare a bordo di una di queste, oppure tornare al centro gare e iscriverti sì, a un altro campionato. Sì, gareggerò a bordo della Bentley. Oh, bisogna dirgli tutto. I prossimi spostamenti con la Suka non saranno più la stessa cosa. che cazzo. Ero stufo di prenderle così. GT Cars. Gara Sprint. Uff. Va bene. Via, via, stai pronto. Oh, ma dai, eh. Ai, ai, oh, che fai? Bastardo. Oh, così. Oh, che curva. Dai, così devo tirarle un po' di più le marce in sta macchina. Cori. Oh, ho sbagliato qualcosa, si vede. Oh, ti devi togliere, mamma mia, quanto rallentate per niente. La rotonda, ma che rotonda. Oh, Maria. Ok. No. Devo migliorare un po' le marce di quest'auto. Devo andare a fare... devo andare a rifare l'assetto, mi sa. Che la sesta è morta in pratica. La quinta è anche un po' moribonda. Oh sì. No vabbè, devo smettere di fare queste pirlate qua che non servono a niente. Oh, mi ha dato punti gara pulita. Per forza non c'ho nessuno davanti. E vai così, cazzo, come se non ci fosse un domani. Corri! Sì! E ho vinto e vaffanculo anche a voi, to! Ottima guida! Grazie! Un'altra grande vittoria! Grazie, grazie, molto gentile! E direi che anche per questo video è davvero tutto. Se vi è piaciuto, ragazzi, come al solito vi chiedo un bel pollice su e tanti bei commenti qua sotto, perché io adoro leggere i vostri commenti. Quindi un salutone e alla prossima. Ciao belli!